Allora ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a inaugurare questa mostra, che è una mostra in progress, con il primo gruppo delle protagoniste della Passione in una penna. Sono di fronte alle installazioni fatte da Chiara Corio su Anna Kulishuf e Ersilia Maino, assolutamente preziose, assolutamente bellissime. Aspettiamo da tutti voi dei commenti e soprattutto che ci raggiungiate sul nostro sito www.milanolacittadellecitadelledonne.it. Grazie. Avventura. L'avventura che durerà un anno, concluderemo nel dicembre 2020. È un'avventura che abbiamo intrapreso per passione, per amore delle donne, per amore del sapere. Ecco, infatti queste sono pannelli, sono piccole schegge di memoria che raccontano la biografia e la storia di donne che hanno fatto grande Milano, l'Italia. Sono piccole schegge che però ognuno di noi può approfondire e sviluppare a partire dai code che abbiamo inserito e da cui si può prendere bibliografia, testi, eccetera. Ecco, un tentativo proprio di creare pratiche politiche di relazione, ma anche di creare una comunità di saperi, una comunità non di sangue, ma legata al desiderio di conoscere le donne, di conoscere la storia di queste donne, perché siano anche come una sorta di, non dico di modello, ma le loro parole possono servire come viatico per noi, per le nuove generazioni, perché possono servire da stimolo per andare avanti, per un futuro, perché questa è la nostra utopia, no? Creare una comunità non virtuale, vera, di donne e uomini che possano andare avanti per il futuro, per un futuro diverso.